Ecco, un altro ambiente che abbiamo visto interessante, tra l'altro molti di questi ambienti sono delle ripetizioni di altri, nel senso che hanno più o meno gli oggetti, insomma gli script che abbiamo visto negli altri, ma uno interessante che volevo farvi vedere è la Roundtable Discussion. Roundtable è quello che abbiamo fatto venerdì scorso e quando viene aggiornato l'evento e se noi andiamo nel nostro spazio gli facciamo, ma spero che lo sappiate fare anche voi, una volta cambiato dal sito diciamo l'ambientazione, si può fare il reset dello spazio per cambiare l'ambientazione anche per tutti. Quindi Roundtable non l'ha fatta, aspetta perché non l'ha fatta. Dall'altro c'è il player qua. Anche se non si vede, facciamo una cosa. Allora, lo costruiamo da nuovo questo evento. Quindi facciamo andiamo qui nell'evento, lo rimuoviamo l'evento e poi lo proviamo a ricostruire da zero, sempre un meetup, ad esempio. E il meetup torniamo nel nostro, credo che sia questa, Roundtable Discussion, Create Event. E poi adesso dentro andiamo a casina, al solito. E poi quando siamo andati a casina ci ripristiniamo nel nostro evento, My Events. E noi abbiamo questo meetup in quel modo lì. Facciamo enter. E adesso speriamo di trovarci nel nostro, in quello che mi aspetto. Ok, perfetto. Questo qui è l'evento di venerdì che abbiamo fatto. Quindi se noi a questo punto, in questo, vedete che abbiamo questo che però è diverso, questo schermo, perché se clicchiamo vedete che è sempre qualcosa di diverso, cioè non possiamo mettere un video, però vedete che compaiono delle foto. Queste foto sono né più né meno quello che voi vedete nelle vostre foto. Quindi se voi andate nel Word Editor e poi Mine Photos, qui ci sono tutte le foto che voi avete scattato e queste sono le foto che vi appaiono praticamente qui vedete che sono le stesse. Quindi se io clicco una foto e la seleziono, in teoria vedete che ve la proietta. Quindi questo è un altro modo per proiettare diapositive in un modo, se volete, anche più semplice. Non è attaccato a slides.com, ma semplicemente mettete le foto usando, cioè le mettete prima nel vostro inventario scattando una foto. Faccio vedere un esempio. Io qui clicco con la camera. Vedete che mi vedo io, ma posso rovesciarmi e fotografare l'ambiente, quindi fotografare quello che mi interessa. Faccio la foto. La foto, quando viene caricata, viene di fatto messa nelle foto e le foto la trovo dentro, la trovo lì, tra l'altro, in realtà. Nel senso che a questo punto qui posso cliccare, mi avvicino un po' e qui in mezzo dovrebbe esserci, ecco questa qua. Questa qui è la foto che, oh, no, non è questa. E chissà dove l'ha messa. Allora, innanzitutto mettiamoci una settings, facciamo input volo, che è sempre un po' utile perché possiamo quindi vederlo un po' più da vicino, queste foto, e qui era questa la foto, quindi clic, l'ha messa in cima, la prima. Quindi facendo così vedete che noi abbiamo fotografato, e queste foto tra l'altro possono anche essere inserite dal sito web, quindi io posso mettere una foto qualunque qua, in questo contesto, semplicemente andando a cercarmi la foto, quindi cerco ad esempio la foto, beh, foto. Facciamo la cosa semplice. Quindi mettiamo che voglia far vedere questa foto qua.
questa, me la salvo un momento sul mio schermo con download. A questo punto vado qui sul mio sito web, al solito, Photos, e qui posso fare upload e poi posso... Ah, ecco, questa qui è la foto famosa che vi ho messo sotto Downloads, credo. Facciamo scegli, file, ok, ce l'abbiamo qua, la carichiamo qua, facciamo create photo. La foto finisce all'interno del... vedete che me la fa vedere. Posso, credo, non so se posso mettergli un nome, no, niente. Quindi la foto è quella, e a questo punto da dentro dovrei trovarmela, nel senso che se clicco, vedete che mi compare, e quindi vedete che posso fare delle foto anche in tempo reale, anche se non le ho preparate prima, per farle vedere alla mia, alle persone che partecipano alla mia conferenza. Quindi questo è quanto.